Lavoro usurante, stipendi bassi, carenza di personale che costringe a turni massacranti, dipendenti della raccolta urbana AVA Alto Vicentino Ambiente non se la sentono di aspettare lo sciopero in programma per il 5-6 settembre, dopo il nulla di fatto nell'incontro di mercoledì tra i vertici dell'azienda partecipata, i sindacati, il prefetto, hanno deciso di attivare un presidio davanti agli uffici di Via Posiano a Schio martedì 19 luglio alle 12.30. Siamo stanchi, vogliamo rispetto, il messaggio che l'Unione Sindacale di base USB dirama da parte dei dipendenti, il cui stipendio lordo annuo da operatori ecologici si aggira attorno ai 25.600 euro, con turni cambiati improvvisamente lavoro usurante. È proprio il lavoro usurante la causa scatenante delle numerose proteste messe in atto dai dipendenti, che hanno annunciato di non raccogliere rifiuti il prossimo 5-6 settembre. Ho il mio riposo, ma il sabato mi chiamano a lavorare, invece di pagarmi mi danno un riposo a caso, è quanto dichiara USB da parte dei lavoratori. Poi mi chiamano, mi dicono lunedì non venire alle 6 ma alle 5, dopo mi richiamano, mi dicono martedì non alle 4 ma alle 5, venerdì vediamo, per la settimana si decise in base alle esigenze. Secondo USB, ad indispettire i dipendenti è la differenza di paga tra il direttore e la manovalanza, che si deve accontentare di un quinto rispetto al manager. Vogliamo l'aumento del premio aziendale, il quarto livello, un aumento economico fisso mensile non riassorbibile, l'aumento dei buoni pasto, la convocazione delle elezioni RSU. Negli incontri in prefettura finora ci sono state solo chiacchiere, fuffa e accordi tra CGL e CISL e UIL contro i lavoratori. Il presidio è un altro modo per attirare l'attenzione e manifestare la stanchezza di una modalità di lavoro e retribuzione che i dipendenti della raccolta non tollerano più.